Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. E in questo video vi voglio parlare di 7 segnali di un'amicizia tossica. Purtroppo io sono circondata da tantissime amicizie tossiche. Sto cercando di togliermene abbastanza, perché è inutile avere amiche che non portano niente di buono nella tua vita. Meglio starsene da sole, e almeno non devi uscire per niente quando non devi uscire. Quindi se vi piace questo video, lasciatemi un like e commentate con altri segnali di cui devi avere o tenere presente per evitare un'amicizia tossica. Iniziamo con il video. Primo punto: un'amica che non è contenta dei tuoi accomplishment, non è contenta dei tuoi traguardi. Quando tu le dici: oh, sono finalmente riuscita ad entrare all'università, che sarebbe il mio caso, e mi dicono: wow, oh, che bello, oh dai, ci sta. Sei lì, ok, dopo che hai saltato, hai fatto giravolte, hai fatto ruote ovunque, e lei ti dà proprio questo vibe che tipo ti dice: ah, oh, dai, ci sta, congratulazioni, sono contenta. Comunque l'altro giorno stavo parlando con questo tipo. Tu sei così: bitch, stiamo parlando di me, si parla di me, è ora di concentrare le proprie energie su di me, perché sono io il focus in questo momento. Dobbiamo festeggiare, dobbiamo uscire, dobbiamo... Secondo segnale: quell'amica che fa le cose senza prendere in considerazione i tuoi sentimenti, ma le fa giusto perché si sente di farle, lo fa solamente perché pensa che sia giusto che questa cosa succeda, anche se tu non sei molto d'accordo o comunque non sei contenta che questa cosa qua avvenga, ma lei lo fa comunque, si agisce. È così, non posso farci niente, io la penso così. E tu sei lì: ma che stronza che sei, ma che bastarda! Cioè, ti ho detto di non fare questa cosa qui, tu la fai lo stesso. E lei ti dice: yeah, why not? Mi sentivo di farlo e lo faccio. Quelle amiche che ti vedono come competizione, quelle amiche che tu gli dici: ho fatto questo, loro ti dicono: ho fatto l'altro. Tu gli dici: ho comprato un paio di scarpe, ti dicono: ho comprato una macchina. Gli dici: wow, finalmente mi hanno dato le chiavi della mia prima casa, e loro ti dicono: sai, ho comprato casa. E tu dici: ma perché mi dici sempre queste cose quando io ti sto dicendo le mie cose? Cioè, non puoi cercare di trovare un altro momento per le tue cose, così possiamo festeggiare insieme? Cioè, ti sto raccontando la mia cosa e tu vai a mettere in mezzo una cosa che hai fatto tu. Cioè, ok, sono contenta, però non cercare sempre di fare competizione. Ci sta fare competizione, don't get me wrong, ci sta fare competizione, ci sta cercare di alzare il proprio livello, però quando si nota che quell'amica lì fa le cose solamente perché tu hai fatto una cosa, è come quando senti i tuoi genitori che complimentano gli altri figli per le cose che loro raggiungono, poi quando tu le raggiungi loro ti dicono: eh sì, l'hai raggiunta, però lui l'ha fatto prima di te, e poi lui, oltre a fare questo, ha fatto anche quell'altro, quindi cioè... Capite? Quelle amiche che ti continuano a parlare male di ogni singola altra amica del vostro gruppo, della vostra cerchia, quello che è, e ne parlano sempre male ogni volta che ti vedono. Ma quella ha fatto questo, non la sopporto, ma che palle. E tu dici: ok, sappi che una volta che quell'amica lì parla così male di tutte le altre amiche, che magari tu pensi anche che sono amiche molto strette, molto più strette di te, capisci che se parla male di loro, parlerà male anche di te, soprattutto se non siete strette. Quindi una volta che ti giri, una volta che prendi e te ne vai, e lei incontra un'amica, ti dice: you know, sai, Cisi mi ha detto questa cosa qua. Io sinceramente, Cisi fa sempre queste cose, non la sopporto. Non lo so, è pesante, pesante. Ragazzi, non vi fidate di quelle amiche che continuano a parlare male degli altri, perché parlano male anche di voi. I'm sorry, ma è la realtà dei fatti. Quell'amica che non ti supporta, quell'amica che ti dice: yeah, vai, ci sta, ti fa le congratulazioni, però ma non fa mai nulla di concreto per aiutarti. Per dire, nel mio caso, io che ho un canale YouTube, facciamo un esempio, un'amica che è veramente amica mia, migliore amica, quello che è, mi supporta in tutti i modi, condivide i video, condivide con i propri amici, è la prima che subito mi fa hype, è la prima che mi incita, è la prima che mi fa il tifo, ed è quello che dovrebbero fare comunque sia le amiche, quelle vere vere vere. Io un tempo facevo così, io supportavo altre amiche e condividevo le loro cose, ero stracontenta dei loro obiettivi, traguardi che raggiungevano, condividevo con, ovviamente, nelle mie stories e tutte le cose, menzionavo sempre queste ragazze qua nei miei video YouTube, ma non avevo mai niente in ritorno. Quindi da lì ho iniziato a capire: forse quella non è una vera amica, forse quella non mi vuole veramente bene, non vuole che io cresca, e quindi ho smesso di fare. Quindi se vedete che le vostre amiche non vi supportano per niente,
lasciate perdere, lasciatele andare, perché sono solamente amiche tossiche che non vogliono il vostro bene, sono lì con te giusto per quell'amica che non c'è mai per te, ma quell'amica che ti chiama alle 3 di notte piangendo perché un ragazzo le ha spezzato il cuore, che ti fa un audio di 10 minuti e tu l'ascolti, ma appena succede qualcosa a te ti risponde con mi spiace, comunque, no. E ce ne sono un sacco di persone così, persone che parlano di tutto e di più, tu sei disposta ad ascoltarle, dare consigli così, ma non fanno la stessa cosa. Persone che non ti ascoltano, non sono persone vere che fanno bene per la vostra vita. E io purtroppo ne ho un sacco, ho avuto un sacco di amiche che parlavano di tutto e di più, mi raccontavano tutto e di più e io stavo lì sempre ad ascoltarle, ma quando capitava a me mi ascoltavano magari per 5 minuti e poi tiravano dritto e andavano avanti a parlare di loro stesse. Io credo che quelle persone lì siano molto egoiste e sono molto incentrate su loro stesse, sul loro benessere, sulla loro vita, capito? Sono egocentriche. Quindi cercate di levarvi dalle palle quelle persone egocentriche, perché voi avete bisogno di persone che vi ascoltano dopo che voi ascoltate loro. Quindi deve essere un rapporto di dare e ricevere, non dare da non ricevere mai nulla. Io ti do un consiglio, voglio ricevere un consiglio da te, ok? Ultimo consiglio: se un'amica non ti difende a spada tratta, non è una tua amica. Quelle amiche che comunque ti difendono a spada tratta anche se tu sei nel torto, quelle amiche che parlano sempre bene di te, che qualsiasi cosa, anche se tu hai fatto qualcosa di male, ti difendono sempre, dicono no, mi spiace, io la conosco, lei è fatta così, fatta cosà. Poi se hai fatto qualcosa di sbagliato, quella persona lì prende in disparte, te lo dice ovviamente privatamente, ma quelle persone che invece tu fai una cosa sbagliata, loro subito sono le prime a dire sì, è vero, no, basta, no, io non devo parlare più con lei. Ragazzi, no, perché bisogna sempre dare beneficio del dubbio. Cioè, la tua amica, niente, è oro, non si deve toccare. Tu non mi devi dire nulla di lei, io ti ammazzo. No, non voglio sentire niente, ti devo difendere fino alla morte e mi aspetto che tu faccia la stessa cosa con me. Quindi, se è una tua amica, ti difende sempre in qualsiasi modo, nella gioia, nel dolore, nella morte, finché morte non ci separi, ok? Niente, questi sono i segnali di un'amicizia tossica, ragazzi. Ce ne sono altri svariati segnali, questi sono quelli che io solitamente cerco di avvistare da lontano con il binocolo, e non ho tante amiche ora come ora, veramente le conto su un palmo di una mano. Sto cercando di allontanarmi il più possibile dalle persone tossiche. Appena una persona si rivela non troppo amica, cerco di allontanarmi. Ragazzi, il detto meglio soli che male accompagnati è il detto più vero in assoluto, sia con le amicizie che con le relazioni. Infatti io sono single e sono sempre da sola. I don't need no one, I need only myself, myself, myself. Siamo giunti alla fine di questo video, grazie mille per aver guardato questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Peace out!